Grazie, intanto vorrei rispondere alla domanda che hai fatto all'inizio, cioè è in atto il disaccoppiamento fra indicatori socio-economici e produzione dei rifiuti urbani. A me pare che gli ultimi 3 anni sono sostanzialmente stabili, 29,5 milioni, 29,6, 29,5. E come lo è l'andamento del PIL con qualche piccola variazione e anche i consumi delle famiglie? E secondo me quando le variazioni del PIL e dei consumi sono molto piccole, la sensibilità della produzione dei rifiuti è molto bassa, quindi ci possono essere delle oscillazioni ma poco significative. Io penso che non si possa dire che è in atto un disaccoppiamento. Guardando poi i dati un po' più nel dettaglio, abbiamo un calo dello 0,4, i vostri dati sempre molto precisi, del 2015 rispetto al 2014, un meno 0,4, che è molto piccolo, però guardate che gli imballaggi fanno più, gli imballaggi messi al consumo fanno più 0,4. L'organico rimane, la frazione organica, cioè gli scarti alimentari e verdi rimangono sostanzialmente gli stessi, anzi c'è un piccolo aumento. Cos'è che quasi certa, no, è diminuita? La carta grafica, che fa quantità rilevanti, molto importanti, e come sappiamo giornali e riviste si vendono molto meno. E questo comincia ad avere un effetto sensibile, non lo chiamerei un effetto di disaccoppiamento, ma un utilizzo dei social che sta sostituendo. Sì, sì, direi questo, che è l'unico indicatore sensibile che io riesco a vedere in questa variazione. Perché poi se cominciamo dal 2010 vediamo che il calo del 2008 meglio, il calo del PIL e dei consumi delle famiglie deve essere molto consistente perché ci sia un effetto sensibile sulla produzione di rifiuti. E siccome adesso una ripresa molto sensibile dei consumi e del PIL non l'abbiamo ancora vista, ci manca la prova per poter verificare il teorema. E secondo tema, obiettivo di scariche 10% in discussione nel pacchetto rifiuti circular economy, 10% al 2030. Io penso che sia un obiettivo sbagliato e rinunciatario per l'Italia, lo dico molto nettamente, senza alcun dubbio. Noi eravamo all'80% nel 97, siamo al 26%, vuol dire che in 18 anni, se l'aritmetica non è ancora un'opinione, visto che è diventata tutta un'opinione, meno 64%, che fa meno 3,5% l'anno. Se noi, vuol dire che prevediamo di fare al 2030 un terzo della riduzione di scarica che abbiamo fatto nei 18 anni precedenti, come ritmo, 1,1 fa al 2030. Ma se guardate al nord oggi, cioè oggi 2015, i vostri dati, noi abbiamo prodotto 13,7 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, ne abbiamo andati in discarica nel nord 1,9, anche qui l'aritmetica fa 7,2% già al 2015. E perché mai dovremmo mantenere un 10 al 2030? Lo ripeto, è un obiettivo che fra l'altro è un orizzonte strategico sbagliato. Sapete cosa vuol dire? Sud continua a buttare in discarica. Perché di quei 7 milioni e 8 nazionali, che adesso sono 1,8 milioni, sono tanti, ma 4 milioni sono solo del sud. 4 milioni di tonnellate di quel 7 milioni e 8 sono solo del mezzogiorno. Cosa stiamo dicendo? Che non dobbiamo risolvere questo problema neanche al 2030. Io penso che sia assolutamente sbagliato e veramente rinunciatario quell'obiettivo qua. Andrebbe decisamente anticipato e corretto in maniera significativa, secondo il trend in atto, continuando a fare quello che abbiamo fatto dal 97 in poi in Italia, niente di straordinario, quello che abbiamo fatto dal 97, hanno scelto per caso, ma sono, come potete immaginare. E
rispetto agli obiettivi che abbiamo, io penso che per raggiungere il riciclo, non la raccolta differenziata, penso anch'io, come diceva Mariano Grillo, che alla fine prevarrà il metodo 4, se i tedeschi non hanno il sopravvento perché stanno facendo il sbarramento, perché si sono rivelati non green come si riteneva prima del Dieselgate. E, diciamo, 50% confermato il 2020, io penso che, l'avete detto anche voi, cioè, ci siamo già abbastanza, anche col metodo 4 che ci porta un circa 5%, cioè quello riferito al totale dei rifiuti urbani, non solo ai rifiuti domestici, strettamente domestici, e ci si arriva tranquillamente con la media attuale. Il punto è il 60% al 2025 e il 65% al 2030 di riciclo. E lì non ci piove, bisogna affrontare con decisione le 5 regioni, smetterla di fare discorsi generici. Ci sono 5 regioni in Italia, e non è il sud, perché al sud abbiamo la Sardegna che è al 59%, mi pare, e abbiamo la Campania ormai che è circa al 50%, ma abbiamo 5 regioni che sono Puglia, al 30, Basilicata al 30 e qualcosa, il Molise, la Calabria al 25, la Sicilia al 13%. Se non si risolve il problema in queste 5 regioni, allora gli obiettivi europei diventano irraggiungibili, perché è ovvio che non è che può andare al 90% di riciclo in Veneto o in Lombardia, ma anche questa è aritmetica. Cosa si deve fare per risolvere il ritardo in queste 5 regioni? Io penso che bisogna concentrarsi su questa domanda per dire come si raggiungeranno, perché a differenza dell'obiettivo italiano, tra l'altro di raccolta differenziata al 65% nel 2012, gli obiettivi europei di avvio al riciclo col metodo che poi si deciderà saranno minimi, obbligatori e sanzionati. Cioè, se non li raggiungi ti becchi la sanzione, sarebbe bene pensarci in tempo prima di arrivare, perché con questi numeri e con i trend degli ultimi anni in queste 5 regioni, a mio parere, anche lì, per esempio in Calabria ci sono, mi pare c'è Cosenza, un altro posto dove hanno fatto il balzo in avanti, non sono omogenee queste regioni, però come quadro regionale. Quindi io pongo il tema di che fare in queste 5 regioni. La responsabilità è politica e amministrativa, dipende dalle amministrazioni regionali e comunali, inutile cercare altre colpevoli. La normativa è la stessa in tutta Italia, lì hai amministratori comunali e regionali che hanno carenza di vision, cioè non capiscono il problema, detto in parole semplici, e neanche le opportunità. Perché se guardi i contributi che versa il CONAI, dei 426 milioni mi pare del 2015, le regioni del sud ne prendono solo 100, anche se consumano imballaggi e quindi si contribuiscono a pagarlo, poi siccome non fanno la raccolta non prendono il contributo. Ma chiusa la parentesi, carenza di vision, carenze di capacità tecnico, gestionale e organizzative. Quindi o questi signori si danno una regolata, ma devono essere chiamati in maniera forte a regolarsi. Quindi vanno verificati i piani regionali, le priorità, le autorizzazioni impiantistiche, a partire, come veniva detto prima, dagli impianti di compostaggio oggi è un termine di tecnologia bassa, di gestione anaerobica, produzione biogas, biometano, ma bisogna mettersi su quella filiera, come dicevi tu, secondo anche a mio parere. E se non si adeguano entro un termine ragionevole e verificabile, si passa a quella brutta parola, a mio parere, che sono i commissari ad acqua, cioè vengono sostituiti non per la gestione dei rifiuti, ma esclusivamente per l'organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani e per raggiungere gli obiettivi delle raccolte differenziate.
Se poi fai le raccolte differenziate, fatte bene a buoni livelli, per quanto riguarda i materiali degli imballaggi non c'è problema, perché vengono tutti ritirati e avviati alle piattaforme e agli impianti. C'è il problema della gestione della frazione organica, perché è chiaro che se devi caricare dei camion e farli fare centinaia di chilometri, i costi, perché l'80% di quel peso è acqua, è bello pesante, i costi diventano elevati, lì bisogna curare questa rete degli impianti con assoluta priorità, penso, per recuperare questi ritardi. C'è un altro tema che è quello dei costi, l'avete già detto, a me colpisce la percentuale del dato che avete pubblicato, non è nell'estratto cartaceo, ma ditelo che c'è una versione integrale che è molto più ricca, dove ci sono questi dati che io in passato non avevo trovato, dove avete pesato la quantità di rifiuti di imballaggio nelle varie filiere di raccolta differenziata, con una media degli ultimi anni, e viene che gli imballaggi nella carta, nei rifiuti, sono il 28%, nel vetro l'85%, la plastica il 91%, metallo 42%, la media in peso è il 51%. Perché è interessante questo dato? Perché c'è una discussione, sempre in riferimento al recepimento della nuova direttiva sulla responsabilità del produttore, sul costo pieno, sia pure non a piedi di vista, ma ottimizzato della gestione di questi, di tutti i rifiuti, quindi partire da quelli degli imballaggi. E c'è questa grande discussione sul corrispettivo riconosciuto dall'accordo ANCI con AI sia molto al di sotto dei costi della gestione delle raccolte differenziate. Solo che questi costi finora sono calcolati col 100% dei costi dei materiali di filiera. Invece scopriamo, almeno io sapevo che non era così, ma i numeri precisi, che la media è il 51%, cioè quindi il costo dell'imballaggio dovrebbe coprire il 51%, e però rimane l'altro 49%, non della frazione organica, per la quale comunque il problema c'è, ma c'è un problema anche per quella quota che non è imballaggio, che finisce nelle stesse filiere e per la quale chi paga pantalone le l'esercizio andrà studiato bene il meccanismo, ecco, questo voglio dire, perché uno pensa, ho risolto il problema, input il 100% e dei costi ovviamente ottimizzati, non è che se uno è inefficiente, l'inefficienza se ne paga lui, ma questo lo do per scontato. Però questo dato è molto interessante, perché ti dice che bisognerà trovare un meccanismo per calcolare anche il resto. Per la carta grafica, che tornando a prima, che sono quantità molto superiori, come scopriamo, degli imballaggi cellulosici, anche se far pagare un contributo ambientale ai giornali, voglio vedere come sarà facile, come le ferie di quei signori che si sono presi moltissimo. Non lo so, però questo mi sembra molto interessante, un tema sul quale riflettere. Un altro tema rispetto agli obiettivi, questo non è della nuova, sugli obiettivi degli imballaggi, io penso che il sistema, sì, perché siamo già al 67 del riciclo, l'obiettivo al 2025 è 65 e poi al 70, no? 75, o 70, vabbè, comunque diciamo il trend è in atto, io penso che non ci siano problemi, no, è trascurato, voi nel rapporto lo dite, quello bello, non questo. Grazie per invitare a leggere più di 500 pagine. Vabbè, ma metà sui piani regionali che riportati, quindi l'altra metà ce ne sa che i piani regionali. E quello dei RAE, che invece è un bel problema, che non è stato citato, cioè non con le nuove direttive, ma a direttive già recepite. Noi abbiamo, adesso va bene, fino al 31 dicembre 2015, con i dati che discutiamo, abbiamo i quattro tipi. È interessante
vabbè, insomma, avete ragione voi, voi dite 222.000 tonnellate, 3,7 kg, dico per me, sì. Mentre il CDC RAE dice 249.000 kilotonnellate, dice 4 kg, che sarà quello obiettivo. Però qui fino adesso si discute di 0,30 più o meno, insomma. Dal 2016 questo obiettivo diventa il 45% della media dell'immesso consumo nei 3 anni precedenti, che tradotto in chili fa 7 kg e mezzo circa, e che rispetto invece ai chili attuali fa dal secondo, se avete ragione voi, fa 31%, siamo certo, ma dipende dal metodo di calcolo, fa 33%, ma nessuno ce la farà mai a raggiungere questi obiettivi che dovremmo rendicontare, ma tu. Quindi qui si apre un problema serio, come mai non sono stati raggiunti? Ovviamente grande discussione sul mock-up, il modello degli imballaggi, eccetera, eccetera, articoli, va bene, però il sistema RAE che è molto più aperto al mercato, perché i consorzi si sono moltiplicati, ogni tanto ne spunta uno perché chiunque ne può organizzare, che non sta funzionando perché gli obiettivi qui non ci sono, quali sono le correzioni che vi dobbiamo portare? Cioè, come si fa a raggiungere l'obiettivo? Io qualche idea ce l'avrei, però vorrei che almeno la questione fosse, perché in tutto il panorama dei rifiuti, questo è l'unico perché davvero i pneumatici stiamo andando bene, anzi, riusciamo a raggiungere il 100% dell'immesso al consumo, c'è il problema del nero, che non è non banale, però il sistema può affrontare lui il nero, è un problema generale del paese. E abbiamo le batterie che anche lì vanno bene, gli oli minerali, insomma, abbiamo i veicoli per via del fluff, perché il riciclo va bene, il recupero complessivo siamo un po' sotto della media, e comunque diciamo che ci stiamo dentro negli obiettivi europei. Il punto debole, gli imballaggi l'abbiamo già detto, l'organico siamo un'eccellenza europea, abbiamo questo punto debole dei RAE, perché qui bisogna capire che sta succedendo e come mai siamo così lontani dall'obiettivo di quest'anno, perché alla fine di quest'anno c'è stato un miglioramento l'anno scorso, ha fatto mi pare un più 8% nel 2015, però con più 8% siamo a 4 kg scarsi. Mettiamo che si fa un più 16, non ci credo quest'anno, ma siamo sempre molto lontani e mi sembra strutturale la difficoltà a raggiungere l'obiettivo. Ecco, questo mi sembrava le osservazioni rispetto